Ciao a tutti amici youtubers, bentrovati al vostro creatore Gioiosso94. Ho appena finito di vedere Sampdoria da Roma e l'unica parola con cui mi sento di definire quello che ho visto è schifo. Veramente, è stata una partita veramente indecente, secondo me, una delle partite più brutte che abbia giocato la Roma in questa stagione e sinceramente non abbiamo mai dato l'impressione di poter vincere questa partita. Doveva essere la partita del riscatto, la partita che ci avrebbe fatto dimenticare in parte la batosta con il Bayern, invece non è servita soltanto a farci capire che la Roma deve ancora migliorare molto sulla mentalità per superare certi tipi di situazioni. Fin dal primo minuto si è visto che era una squadra che aveva paura, aveva. Dall'inizio alla fine sono stati commessi degli errori banalissimi con passaggi sbagliati, cross mandati a quel paese, tiri sbagliati, errori semplicissimi fatti da qualsiasi giocatore messo in campo. Veramente si è visto proprio che ogni giocatore aveva paura di fare l'errore che avrebbe causato la sconfitta, ogni giocatore aveva paura di sbagliare. E si è visto benissimo che ci sono ancora i postumi della bruciante sconfitta dei Champions. Purtroppo Gazzino non è riuscito a far superare completamente questa sconfitta ai giocatori che avevano dentro di sé una paura che gli ha fatto fare degli errori continui. Tra tutti i giocatori cito assolutamente Torosidis, autore di una prestazione veramente inguardabile, ha sbagliato di tutto, cross, passaggi, i lanci. In difesa si era perso clamorosamente Kaká che per fortuna ci ha graziato e non ha fatto il solito gol dell'ex. Veramente indecente, spero che Maicon torni al più presto perché Torosidis ormai penso che sia sul viale del tramonto. Il centrocampo si vede che è molto stanco, si vede, ormai gli stessi giocatori stanno giocando di continuo, Nainggolan non ne può più e Florenzi non è più abituato a giocare in quella posizione, si è visto, ormai lui è abituato a giocare come ala destra e rimetterlo a centrocampo non è stata una buona idea perché non ha assolutamente reso quello che doveva. L'attacco, Gervinho mi è sembrato quello più propositivo, che ha preso un palo, ha creato qualche occasione, ma anche lui si è spento con l'andare avanti dei minuti. Totti purtroppo è fuori forma in questo momento e si vede che è un po' appesantito, forse queste sconfitte hanno pesato più su di lui che su tutto il resto della squadra. La Samp sicuramente non era l'avversario migliore da affrontare in questo momento, un avversario forte, soprattutto in casa. In casa fino ad ora non aveva mai perso. E anzi mi sembra che aveva sempre vinto fino a stasera, quindi sicuro non era un avversario facile. Comunque la Roma l'ha affrontato male, l'ha affrontato, ha lasciato in diversi momenti ha lasciato la proposta offensiva agli avversari che hanno rischiato più volte di segnare. È stata una partita equilibrata che ha meritato il risultato 0-0 è stato il risultato giusto, però mi sento più di incolpare la Roma. Non perché doveva vincere assolutamente, però perché ha giocato male, sbagliando cose semplicissime, a far capire che certe sconfitte devono essere assimilate meglio. È una squadra che deve migliorare molto sotto l'aspetto della mentalità, soprattutto non dei valori in campo, perché come dico sempre, la squadra ha valori è fortissima. Deve cercare soltanto di superare questo momento perché cercare di superare le sconfitte giocando ancora peggio non serve a niente. Bisogna soltanto rimboccarsi le maniche, dimenticare tutto quanto e pensare dentro di sé che siamo una grandissima squadra. Finché continueremo a giocare con la paura di perdere, con la paura di fare errori banali, non riusciremo ad andare avanti. Io sono comunque fiducioso e sono sicuro che riusciremo a superare questo momento, ma bisognerà fare delle partite assolutamente migliori di queste. Adesso vi faccio vedere le pagelle. A voi.
Bene, questo è tutto, il video si conclude qui. Prima di andare via mi raccomando lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale, fatelo anche con i canali JustMatte e Matte93 che metto sempre in descrizione. Noi ci vediamo per la prossima partita di campionato, speriamo che la Roma riuscirà a risollevarsi, sono sicuro che ci riuscirà perché Garcia deve riuscire a immettergli quella mentalità vincente che in questi ultimi anni purtroppo ci è mancata molte volte. Ci rivediamo presto, questo è tutto da Galateo Giallorosso, ciao ragazzi.